The FG, FG, the base game, headshot, bitch, boom. One shot, one kill. Ciao a tutti ragazzi da TFG On Demand. Guardate, oggi abbiamo scoperto una roba fighissima. Abbiamo scoperto una roba fighissima, ragazzi. Che bella persona che sei. Praticamente con questa con le mod che abbiamo, uno dei pacchetti mod che abbiamo messo, e possiamo, dopo aver completato la libreria, vedete che abbiamo trovato i libri la scorsa scorsa, possiamo andare a potenziarci i veri oggetti. Esatto. Siamo a livelli decenti. Però abbiamo detto, come cazzo funziona sta mod? Sono andato a leggere. In pratica tu vai nell'incantatore degli incantamesimi, premi la X, ok, e ti viene fuori il livello di incantamento. Allora facciamo subito una roba sensata, metti il livello 10. Ecco, mettiamo il livello 10, che è il massimo di incantamento possibile e immaginabile. Mettiamo il nostro piccone, qua possiamo sceglierci serrato libero. Allora, libero ci sono ogni incantamento possibile, e tra l'altro questi incantamenti non consumano livelli di esperienza. No, è una figata, ragazzi. Quindi ragazzi, una volta che avete completato la libreria potete incantarvi tutto al massimo, tranne le cose dell'industrial craft che funzionano a corrente, quindi piccone, le spade, quelle cose lì, le armature. Esatto. Anche allora in questo caso io direi, Rinnegan, di potenziare, mettiamo serrato, che solitamente sono quelle cose più più comuni, diciamo. No, allora, nel senso serrato per il piccone vengono fuori le cose comuni per il piccone. Ok, allora fortuna, metto fortuna, indistruttibilità, efficienza, basta. E non deficienza, mi raccomando. Tocco di velluto non lo posso mettere. Vabbè, piccone, mettiamo il piccone qua. Adesso direi di incantarmi anche l'armatura. Posso vedere com'è il tuo piccone? Fortuna, indistruttibilità, efficienza. Mi piace. Incantiamo anche l'armatura, no, Rinnegan? Ma sì, dai. Ma diventiamo immortali? No, io non mi incanto l'armatura. Io sì, invece. Oh sì? Io sì, me la incanto. Mi incanto quella di fuoco. Guarda che diventi immortale, Boh, ma quella di fuoco la uso soltanto per... Boh, anch'io, dai. Mi incanto quella di fuoco, ragazzi. Dai, apriamo la X, mettiamo qua, mettiamo E10. Mettiamo protezione dal fuoco. Che senso ha? Indistruttibilità, così non si rompe. Protezione, indistruttibilità e spine. Protezione, ok, basta. E spine, boh. Quello che i tre più usati. Sì, tre che possiamo mettere. Adesso, ragazzi, visto che abbiamo fortuna 10, ok, che io il massimo che ho visto era fortuna 3. Tu che cosa hai potenziato? L'armatura di fuoco? Sì. Ok. E adesso andiamo praticamente in miniera e cerchiamo un botto di diamanti. Adesso voglio prendere tanti di quei diamanti da far schifo. Un botto di diamanti. Allora, punto di interesse, andiamo qui del nucleare, che siamo comunque vicino alla miniera. Vieni, teletrasportati del nucleare. Tipo qua, uranio, vedete, uranio mi dà sempre un blocco. Vabbè, niente di che. Questo mi dà sempre un blocco. No, ma perché quelli sono robe che... Beh, carbone, guarda carbone. Oddio, ma guarda come si rompe, come... Aspetta si... un attimo, siamo lì dell'urano, lì del... Rotore nucleare. Aspetta un attimo. Qua sopra, madonna, ma è altro che efficiente. Guarda l'uranio. Ma cos'è? Ottimo, uranio ci serve perché ricordate che abbiamo il rotore nucleare, è molto utile, ci sta... Tra l'altro perché... Oddio, un creeper. Vediamo cosa mi fa. Ma tu dove sei? Niente, non mi fa un cazzo. Oh, ho trovato solo dei binari. Ti ricordi che abbiamo trovato i binari? Vediamo. Scusami. In quanto tempo rompo lo ossidiano. Sì, ma madonna, cioè, tu hai... Guarda! Guarda l'ossidiano come si rompe. Pam, 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 pam. Ma dai, che figata, ragazzi. Aspettami. Cioè, rompo l'ossidiana come se fosse merda. Non so se mi spiego. Vabbè, andiamo via di qua. Adesso facciamo così. Uranio. Sì, sì, prendilo l'uranio che... Dobbiamo trovare diamanti più che altro adesso, eh. Vabbè, non è che possiamo farci che... È pieno di uranio qua. Però non mi interessa l'uranio. Ascolta, io scavo per giù. Ma siamo vicino alla pietra madre. Guarda la pietra rossa. No, aspetta, non è pietra madre, era carbone. Ho visto male. E tu sei formidabile. Aspetta, vado giù dritto io, eh. Aspettami che vengo. No, sono la pietra madre, ho visto giusto. Sì, ma aspettami che vengo giù anche io, dove sei? Sono qua sotto. No, ma... uranio. Io prendo l'uranio. Bravo, pietra rossa, cercate di non prendere tutto il coso. Riempiete tutto l'inventario di pietra rossa che non ce ne facciamo più un cazzo. Cioè, guarda che bastano due click per tirare rompere. No, uno, un click, ragazzi. Un click e distruggiamo le robe. Ah! Ma che figata, meglio del trapper, no? Senza ombra di dubbio. Aspetta che prendiamo oro, qui c'è oro. Bene, guarda pietra madre qui. Cioè, praticamente spacco tutto, guarda che roba. Guarda che roba. Cioè, Rinnegan, guarda il mio schermo un attimo, guarda. Sembra uno scavatore. Cioè, che figata è, oh.
In più non devo neanche aver paura che mi cada addosso lava, tanto l'armatura. Boh, a parte che abbiamo, sì, oltre che essere già di suo antilava, adesso è super potenziata quell'armatura. Però saremmo anche fortunati, ma non troviamo un cazzo di diamanti. Diamanti, incredibile. Ah. Uranio, 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 uranio. Cioè, fortuna 10, ma cos'è? Oro, 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 oro. Madonna, guarda come spacco la roba. Ma io ti consiglio di prendere. Però vedi, anche ogni volta che spacchi la ghiaia viene fuori selce con la fortuna, vedi? Ogni volta. Ciao. Ciao, scusa, sto prendendo fuoco. Un attimo che c'è. Vuoi l'acqua? Ma buttala se ce l'hai. Sotto c'è lava intanto. Aspetta. Oh, grazie. Prego. Adesso viene fuori ossidiana qui, perfetto. Presa. Uranio, 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 pietra rossa, uranio, uranio, uranio. Per... Ma la pietra rossa me ne frega un cazzo. Guarda, uranio! Qui c'è acqua. Teo! Oh! Ho trovato! Cosa? Diamanti! Ehi, 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 fermo lì, arrivo. Aspetta, ho messo, guarda, era pieno di lava, ho messo giusto il... L'acqua. Un po' d'acqua così puoi venire tranquillamente. Arrivo. Oh, eccolo qui, fermo, cosa fai? Oro. Allora, fermi, fermi. Guarda, adesso aspetta che spacco intorno al diamante. Allora, basta, ma ce n'è un po' qui, Allora, vediamo quanto me ne dà. Uno. Qua, oh, guarda! 5. Oddio! No, aspetta, con l'inventario pieno. Aspetta che butto via un po' di schifo, scusami. Butto via la roba, aspetta, butto via roccia qui. Ok. Bam, bam, guarda uranio. Vedete qua quanto me ne dà? Altri 70.000 uranio. Ok, perfetto, sono finiti. Andiamo da un'altra parte, va? Andiamo a scavare qua. In questi tre blocchi ho preso 16 diamanti, comunque. Guardate, ragazzi, 16 diamanti in tre blocchi di diamanti. Sì, diamante. Diamanti. E ti dà tanti anche. Perché c'è un blocco di legno qui? Non lo so. Vabbè. Non guardare me, io non ce l'ho messo. Che legno è, scusa? Ma... Vabbè. Queste cose sono strane, vi dico. Solo su mine, solo su sto craft. Solo su sto craft trovate del legno a livello della lava. Ah, che bella cosa. Oddio, una strega! Sta merda! Ma. Che c'è? Non mi fa un cazzo? Guarda, tiramela. Tiramela. Tiramela, stronza. Top. Non mi fa niente! Ehi, come me? Boh, basta. No, togliti, vai via. Ah, ok, sciabola. Perché abbiamo l'armatura quella con protezione 10. Siamo immortali praticamente. Ma ragazzi, la usiamo solo per andare in miniera, Oh. Oh, grazie. C'è uranio. Ma c'è tanto uranio, ma c'è un batto di uranio ultimamente. Sì, tanto uranio e pochi diamanti. Uranio! Dove? Là sopra. Vabbè, prendi uranio che... A parte che ne ho già tanto, dillo la verità. Ho 31 blocchi. Non basta l'uranio, qua c'è, qua c'è un buco, vado no, io... No. Non c'è un cazzo. Un buco che si chiude lì, si ferma lì. Vabbè. Guarda, arriva, l'ho trovato! Ho trovato, sì, qua. Arrivo. In mezzo della selce. Perfetto. Perché ci sono dei diamanti lì? Ma cazzo, non so, come c'è palocchi di legno per terra. Aspetta, allora, vediamo quanti me ne dà, Vediamo. Vieni a vedere, su, vieni qua. Vieni. Così mi fa invidia, vero? Ecco, esatto, Uno, oddio, 16-18, me ne ha dati due. Ok, vediamo adesso questo. Due va al posto di uno. E qua invece me ne ha dati 18 più 3. Cioè, praticamente ogni diamante che tu spacchi te ne dà 2, 3, 5 fino a 5. Prima me ne ha dati un bot, ma schifo. Siamo tornati dei binari praticamente. Scusami un attimo, qua c'è dell'uranio, prendiamolo. Ma io vado sotto. Io scavo per giù, vaffanculo. Ma aspetta, mi arrivo anch'io. Tu una, te ne dà sempre un blocco solo. Eh no, ma è una cazzata, scusa. Ma perché c'è tutto... quanto uranio! Ma perché c'è tutto sto uranio, ragazzi? Ma non lamentiamoci, prendiamolo. Sì, tu... Stack di uranio. Tu io vorrei prendere diamanti, però. Anche se, sinceramente, me ne c'ava poco. Idiota. Poco. Guarda cosa ho trovato qui. Che roba è sta qui? Che roba antica materiale è? Che roba hai trovato? Non so, ho trovato roba strana. Questa... Ambra? L'ambra? E cosa serve l'ambra? Non ho idea. Sai, per fare il blocco d'ambra, che serve per fare l'ambra. Sempre molto utile le spiegazioni. È già scritto così, cosa devo fare io? Sto affogando nella lava. Diamanti! Li ho trovati, cazzo! Aspetta che arrivo io. Vieni a buttare acqua, Rinnegan. Aspettami. Oh, grazie. Grazie. Guarda lì davanti a te che c'è il diamante. Aspetta che non vorrei che ci sia lava, però. No, vai a prenderlo tu, dai, che hai già capito che hai bisogno di...
Ah, che riesco a muovere. Tu riesci a passare per lì, scusa? Sì, spostati. Oh, ecco, aspetta. Allora, qua non c'è lava. Oddio! No, me li sono presi io. No, bastardo. Guarda il diamante che c'è. Fermo, 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 eh. Ok, qua me l'ha dati uno. Qua me l'ha dati... Oddio, 31! Me l'ha dati 10! No, 9 me l'ha dati, 9. Guarda quanti cazzo... Quanto fa cazzo di diamanti ci sono? Tanti, 4 blocchi c'erano, so, 5. 41 diamanti e qua... 44, buon 3. Vabbè ragazzi, torniamo a casa un attimo, che vedete, metto giù la roba che ho preso. Punto interesse, casa, teletrasporti. Allora, intanto mettiamo giù tutti sti cazzo di diamanti. 44 diamanti. Adesso mettiamo a casa, mettiamo a cucinare la roba, quindi l'oro. Anche se ho trovato, non ho trovato tanta roba da cucinare, sinceramente. Adesso ho trovato tanto uranio. Oh, ma l'uranio è da macerare. Boh, vedere quanto roba ho messo a macerare. Bestia! Anch'io ho anche più uranio. Sì, ma me ne mancano altre 23. Aspetta che mi tolgo l'armatura, ti metto quella di jetpack. È vero che non sa mai che bruciamo casa. Allora, adesso mettiamo giù la il jetpack. Sì, il jetpack. Mettiamo tutto giù la crania qua, lo sterco. Qua mettiamo giù la pietra rossa, il topazio. Ah, mi ha detto che bisogna fare l'armatura col topazio. Adesso vediamo se è vero. Perché secondo me dite cazzate, eh. Vedi che non va un cazzo, non serve a niente il topazio, non serve a un cazzo, ok? Non serve a niente il topazio. C'è altro stagno. Hai oro messo da qualche parte? Sì. Sì, l'ho messo nella fornace. Ho messo altre 15 io che ho trovato. Qua cosa c'è? Questo è ferro, perfetto. Ma quanti cazzo di diamanti abbiamo, scusa, adesso? Ah, non ho idea. 64 più 16. Puttana. Tu hai ancora diamanti nell'inventario? No. 64 più 16. No, veramente sì, ma è ancora da tanto tempo fa che ce l'avevo qua. Allora, poi abbiamo questo via. Scusami, io ho la palla di schifo qua. Quale? Questa. Palla di schifo. La slime. La mettila giù. La prendila. Certo. Ho preso tu. Vabbè ragazzi, allora, come vedete abbiamo la super possibilità di incantarcela. Però vedete, vi faccio subito vedere una cosa. Quella le cose della industrial craft, tipo il trapano, vedete che non si può fare, non si può in nessuna maniera. Ad esempio la e neanche sciabola. La sciabola. No. E la spada? La spada sì, questa sì, posso potenziarmela. Però ragazzi, non potenziamo, no? Non vorrei esagerare con i potenziamenti. Però la cosa sicura è che dal prossimo video cominceremo a costruirci la nano armatura. Quella sì. Non si può potenziare, ma vi assicuro che senza incantamenti è una roba oscena. Quindi ragazzi, se vi è piaciuto cliccate un bel mi piace. Continuate a iscrivervi al nostro canale, ciao a tutti. E al prossimo video.